Renzi nella sua conferenza stampa ha detto a parole sostanzialmente alla fine quello che noi stiamo dicendo da tempo, cioè che lui partirà con le bonifiche, bene, vediamo se lo fa. Quindi lui in realtà in quella conferenza stampa non l'ha detto, ma è come se avesse fatto un'assunzione di responsabilità, cioè di dire che finora non abbiamo fatto le bonifiche e adesso cominciamo a farlo. È stato assai bugiardo perché ha attribuito questo ritardo al Comune di Napoli. E lui da Presidente del Consiglio sa perfettamente che le bonifiche le deve fare lo Stato, tant'è vero che ha detto che le deve fare. E poi ha cercato di farci infilare in quella cabina di regia, che è quel luogo in cui volevano far mettere una veste giuridica a un'operazione assolutamente opaca, che è simile a quella di cui stiamo discutendo oggi sul referendum, le trivelle e quant'altro. E poi se oggi Renzi è arrivato al punto di finalmente dire farò la bonifica, vediamo se lo farà, però ha detto che lo farà, ricordiamoci che lo fa in modo un po' spintaneo, perché c'è stata l'ordinanza che lei prima ha ricordato del dicembre 2013, chi inquina paga, quindi praticamente loro non hanno dovuto che prendere atto di quell'ordinanza coraggiosa, quindi il Comune di Napoli anche in questo ha ottenuto un grandissimo risultato. Temo però, ahimè, che sia un'operazione di passerella politica, perché Renzi per tanto tempo non è venuto, ci ha messo un anno e mezzo per nominare il commissario, 2 anni per cominciare a dire che avrebbe attuato il protocollo, perché di bonifica ancora non si è iniziato. Temo che possa essere campagna elettorale, perché poi se andiamo a vedere nel dettaglio quella che è stata la visita del Presidente del Consiglio, abbiamo visto che l'obiettivo della sua venuta era attaccare il sindaco di Napoli, calpestare la Costituzione, non rispettare una città, cercando di dividere il fronte unitario della città, inventandosi la storia, diciamo, del sindaco istigatore della violenza, ma in realtà per fare il saldatore di quegli interessi forti di cui lui è il principale autore, e per far pace ai due sfidanti delle principali e delle primarie del Partito Democratico, Bassolino e Valente, con la cornice anche un po' particolare di aver utilizzato un luogo istituzionale come la Prefettura di Napoli per andare a farsi la campagna elettorale invece di andare nella segreteria del Partito Democratico. Ma ormai Renzi pensa di poter fare tutto, di essere Presidente del Consiglio, Segretario Nazionale del PD, cioè fare tutto e calpestare ogni voce di dissenso che si diffonde nel nostro Paese, ma non ce la può fare, perché il dissenso, la democrazia, la sovranità e la giustizia sono più forti delle prepotenze e delle violazioni istituzionali. Abbiamo già smascherato l'ulteriore bugia del Presidente del Consiglio, che in conferenza stampa ci ha detto, utilizzando quasi come il mantra della sua politica Vezio De Lucia e la rimozione della colmata, mentre lui parlava e mostrava le slide, ci rendevamo conto che veniva smentito dalle sue slide. Cioè, ormai siamo all'inverosimile, perché se vediamo quelle fotografie vediamo che c'è tutt'altro. C'è la cementificazione, l'allargamento addirittura fuori l'area commissariale e l'intervento su Nisida. Quindi veramente stiamo in una situazione paradossale, cioè stiamo alla propaganda politica pura. Il Presidente del Consiglio una cosa deve fare, deve cominciare a fare la bonifica. E anche qua, io non so se lui, come dire, non conosce la realtà, non gliel'hanno nemmeno spiegata bene, o è totalmente in malafede, perché quando lui ha detto alcune settimane fa, scusate, ce lo ricordiamo tutti, che la bonifica era già iniziata, cioè la bonifica è talmente iniziata che noi in estate avremo completato la bonifica. Cioè io non posso credere che un Presidente del Consiglio può immaginare che in 3 mesi si fa la bonifica di Bagnoli. Infatti ieri è passato al 2019, quindi ci troviamo di fronte a un puzzle di bugie che lui si sta arrampicando sugli specchi, perché ormai lui non può più uscirne, perché quello che ha fatto il Comune di Napoli, spiaggia pubblica, protocollo, accordo di programma, piano, ordinanza che inquina paga, l'ha ormai democraticamente circondato. Questo è il tema, allora lui non può più uscirne, allora ha cercato di ribaltare, venendo a Napoli, di adesso ci penso io, vedete, sto con la zappa in mano e con la pala, comincio la bonifica perché voi non avete fatto nulla in questi anni. Bene, dati alla mano, noi indichiamo tutte le cose che abbiamo fatto e andremo a dirlo, compreso queste cose di Nisida e altro, nei luoghi istituzionali preposti, che lo ribadisco ancora una volta per anticipare la vostra domanda sempre solerte. Ve lo dico fino all'inverosimile, alla noia, nella cabina di regia noi non ci andremo mai. Fin quando quella cabina di regia non sarà disarticolata,
da un punto di vista istituzionale e democratico ovviamente, e ci sarà il luogo di confronto previsto, diciamo, dalle leggi ordinarie della Costituzione. Poi noi continuiamo a chiedere l'incontro al Presidente del Consiglio, perché insomma, può essere pure prima o poi gli tornerà utile incontrarci. Io non penso che il sindaco di Napoli ha bisogno di un pontiere. Poi li ho visti, insomma, sul tema di Bagnoli, mi sembra che stanno, viaggiano a braccetto, abbiamo visto insieme in questi giorni, insomma, lo vedevo circondato da tutto il Partito Democratico, si è fatto vedere con De Luca a fianco a lui al forum del mattino, poi è andato in prefettura lungamente con Bassolino, poi è andato con la Valente, poi ha fatto un po' lo show dicendo a noi napoletani che non capiamo niente, non sappiamo fare niente, siamo così, e quindi lui ci dirà come dobbiamo risollevare le magnifiche sorti e progressive della nostra città.